Ciao da Valentina, oggi siamo in compagnia di Gabriele Garboni su LinkedIn perché mi ha proposto un progetto veramente interessante e quindi ho deciso di intervistarlo perché ha veramente molte molte cose interessanti da dirci. Ciao, ciao Ciao, Gabriele, ciao buongiorno. Valentina, ciao a tutti. Ciao. Prima di parlare del progetto, che è veramente fantastico, vorrei che tu ti presentassi un po' la mia rete, facendo capire le tantissime cose che hai già fatto e che stai facendo in questo momento. Prego. Beh, allora sono appunto cofondatore di Wevo, che è la prima agenzia italiana che si occupa di export digitale, quindi l'utilizzo dei canali di web marketing per approcciare o consolidare la propria posizione competitiva sui mercati esteri. Questo è anche il tema del libro che ho pubblicato qualche anno fa con Epli, che si intitola Strategie web per i mercati esteri, ed è il core business della mia azienda. Nel contempo sono anche coeditore del Giornale delle PMI, che è una testata giornalistica online dedicata al mondo delle piccole e medie imprese, e ultimamente appunto mi sono dedicato a questo progettino su Kickstarter, che è quello che ha attirato appunto la tua attenzione. Bene, se ce ne parli così, io sono appassionata di card, ovvero le carte che spesso vengono utilizzate in vari modi per fare team building oppure per generare nuove idee. E quindi quando ho visto queste card ho detto no, le devo avere assolutamente. Raccontaci un po' meglio il progetto. Dunque, il progetto nasce da un'esigenza, come spesso accade, l'esigenza più mia, più dei miei clienti che non mia, e cioè del capire come rispondere a una domanda che sembra apparentemente semplice, ma che spesso mette in difficoltà anche l'imprenditore, più navigato, e cioè perché dovrei comprare il tuo prodotto. Quando si definisce una strategia di comunicazione, o addirittura quando si pensa a una strategia di marketing, chiaramente si definiscono il target, gli obiettivi, il budget, i canali, le azioni, e quando si va a parlare dei contenuti, comunque la questione principale è cosa devo comunicare, come devo comunicarlo, da dove partire. E il motivo per cui, unico e distintivo per cui posso scegliere il tuo prodotto, il tuo servizio rispetto a quelli dei tuoi competitor è fondamentale. Spesso viene tradotto in un claim che può essere qualità, passione, innovazione a 360 gradi, che si vedono spesso in giro e sono fino a mai troppo utilizzate, ed è per questo motivo che ho deciso di identificare, ideare questo metodo, un metodo semplice che parte proprio da questi claim, questi slogan che imprenditori, manager e consulenti continuano a usare molto spesso, e quindi da queste paroline che di sicuro vanno ad illustrare quello che è l'azienda e quelle che sono le loro particolarità, ma non specificano quelle che sono invece le caratteristiche e ciò che è il valore aggiunto che poi quel prodotto, quel servizio può dare al cliente. Quindi il metodo è molto semplice, si parte da queste parole, per esempio innovazione, qualità, si va a cercare quelle che sono le caratteristiche del prodotto o del servizio, dell'azienda, delle persone che lavorano in quell'azienda o del mercato, e si va a descrivere quelle che sono le caratteristiche appunto tecniche, umane o di mercato per specificare cosa significa qualità per un'azienda. Ti faccio un esempio: un'azienda della metalmeccanica, una torneria per esempio, potrebbe avere le competenze e i macchinari per raggiungere una tolleranza molto specifica, per esempio più o meno 3 nanometri. A quel punto qualità per quell'azienda significa riuscire ad avere appunto i macchinari, la precisione data anche dal personale che ci lavora per riuscire a ottenere quella tolleranza. E questo metodo l'ho voluto tramutare anche in un oggetto analogico, appunto le carte, ho portato un esempio, che permettono fondamentalmente di manualmente e oggettivamente, concretamente, fare questo passaggio, quindi il passaggio dalle parole chiave che spesso l'imprenditore utilizza a quelle che sono le caratteristiche, quindi ho delle caratteristiche tecniche del mio prodotto o servizio, ho delle certificazioni, ho dei brevetti, tutte sono 40 carte, adesso non stiamo a scorrerle tutte, che aiutano a completare questo processo. Ripeto, in realtà è molto semplice perché sono tre step molto veloci, e alla fine ci si rende conto che in realtà effettivamente magari la propria azienda è innovativa, effettivamente la qualità è il punto di forza dell'azienda, però ci si rende anche conto che non si è mai definito cosa significa innovazione per la propria azienda o qualità per la propria azienda.
A questo punto poi trovare contenuti per la propria comunicazione, un nuovo slogan, un nuovo tema per la brochure, per la prossima fiera, diventa molto facile, ma soprattutto si riesce a capire concretamente anche a livello di marketing dov'è che la mia azienda si dovrebbe focalizzare. Bene, senti, domanda finale, per capire meglio anche come viene interpretato LinkedIn dai vari settori. Allora, l'import-export per LinkedIn è un settore fondamentale, nel senso che è ricco di persone che fanno import-export e soprattutto hanno compreso appunto l'importanza e la facilità di contatto, di ingaggio attraverso questo strumento. Tu come vedi lo sviluppo di LinkedIn per il mercato appunto dell'import e dell'export? Oggi LinkedIn è a tutti gli effetti il miglior mezzo di comunicazione che un'azienda può utilizzare anche per farsi trovare da importatori, distributori o rivenditori sui mercati esteri. Nella fattispecie, la parte advertising oggi di LinkedIn è quella che porta più risultati. Devo dire che effettivamente l'utilizzo da parte di quelli che sono i miei clienti o anche altre aziende sta cominciando a essere importante perché soprattutto negli ultimi 2 anni, LinkedIn ha fatto molti passi avanti sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle funzionalità ed è effettivamente lo strumento più utile da cui partire. Tu, nella tua esperienza personale, quanto hai visto modificarsi la tua attività grazie a LinkedIn? Qual è stato il turbo che LinkedIn ha messo? Beh, la possibilità comunque di entrare in contatto con funzioni aziendali o anche personaggi più o meno famosi in maniera diretta, e questo concetto viene racchiuso col termine di disintermediazione, che hanno dato i social media in generale, non solo LinkedIn, però chiaramente su LinkedIn è molto più spinto perché lo si può utilizzare e nasce come strumento aziendale, quindi per connettere persone a livello di business. Differentemente da Facebook, che invece nasce per connettere persone a livello più personale, o Twitter, che invece oggi viene utilizzato comunque in maniera diversa. Bene, allora, io direi che abbiamo un po' fatto una bella panoramica in generale, sia delle tue attività che della tua interpretazione di LinkedIn. E dove le possono trovarti le persone che stanno guardando questo video? Se cercate Gabbariele, che è il mio nickname fin da quando giocavo online, mi trovate un po' ovunque da Instagram, Facebook, ovviamente LinkedIn e Twitter. Il progetto è oggi ancora su Kickstarter, quindi basta cercare Marketing Distinguo, che è il nome del progetto, e lo trovate sicuramente. Bene, perfetto. Io ti ringrazio, spero magari di risentirti successivamente anche per vedere l'avanzamento di questo bellissimo progetto e ti saluto. Grazie a te Valentina, buona giornata. Ciao, ciao, buona giornata.